Quali sono gli 8 migliori libri mai scritti sulla PNL? Perché? Perché mi metto nei guai da solo? Ogni volta che faccio uno di questi video già inizio a pensare, ma come posso fare una classifica di solo 8 libri su un numero enorme? Avranno scritto tipo centinaia di libri sulla PNL. Io solo ne ho letti più di una trentina. Come faccio? Perché mi metto nei guai da solo? Ma cerchiamo di fare questa classifica. Ovviamente non ho la pretesa di fare la migliore classifica dei libri di PNL, perché come vedrai online troverai tantissime classifiche diverse. Io ne ho lette varie, tutte valide, però io ho fatto la mia personale data dai libri che mi hanno dato qualcosa in più degli altri, e soprattutto con un parametro, quello di prendere la PNL un po' più pura, cioè significa quella creata negli anni 70-80 negli Stati Uniti da alcuni personaggi di cui parleremo fra poco, veramente veramente straordinari. La PNL ovviamente è una gran bella strategia, alcune cose della PNL sono estremamente valide anche oggi, altre cose diciamo che sono state superate da altre strategie migliori. Purtroppo quando si parla di PNL si tende a fare le fazioni. Ci sono da un lato i PNListi e difendono la PNL quasi come se fosse una religione, e poi dall'altro lato ci sono quelli che dicono no, ma la PNL è una fesseria, non è stato dimostrato scientificamente, oppure una tecnica superata. Come sempre, la verità dove sta? Generalmente nel mezzo. La PNL è un'eccellente strategia, molto valida, ma non tutto quello che sta nella PNL effettivamente è applicabile, e soprattutto non tutto effettivamente ha senso oggi applicarlo con le nuove scoperte delle neuroscienze. Ma torniamo a noi. Chi ha creato questa PNL? Ci sono tre principali personaggi, forse i più importanti. Sono Pucelik, Grinder e Butler. Pucelik si ricorda poco perché poi dopo un po' litigò con gli altri due, ma Pucelik era il personaggio nell'università che organizzava gli incontri. Infatti, dietro questo studio che fecero queste persone straordinarie analizzando degli psicoterapeuti e tante altre persone nella psicoterapia che ottenevano dei risultati straordinari, uno su tutti Milton Erickson, Pucelik organizzava questi incontri. Erano 17 persone che sperimentavano quello che Butler e Grinder e lo stesso Pucelik stavano intuendo di struttura, di conformazione delle parole, conformazione delle frasi e anche di come percepiamo attraverso i nostri cinque sensi, attraverso le modalità, le submodalità, i modelli, eccetera eccetera. Quindi ci stanno tante informazioni, e loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un gruppo di studio, queste famose 17 persone, che sperimentavano andando a creare la struttura di questo modello, di questa tecnica. Ed è stato un momento secondo me di creazione fantastico. Hanno davvero fatto qualcosa di rivoluzionario nel mondo della psicologia. Dopo loro ci sono stati dei divulgatori che hanno portato la PNL da una strategia solo per analizzare all'interno della psicoterapia dei modelli che potessero funzionare per un effettivo cambiamento, sia in persone che avessero proprio delle patologie a livello psicologico, ma anche dei cambiamenti di persone che avevano solo la voglia di ottenere un risultato maggiore. Ci sono stati dei personaggi importanti come Robert Dills, Anthony Robbins, i coniugi Andreas, e poi pian piano tante altre persone ne hanno parlato. Però basta parlare di queste cose, andiamo a vedere gli 8 migliori libri di PNL secondo me. E in descrizione su YouTube ti metterò anche come andare ad acquistare se qualcuno di questi libri ti incuriosisce davvero. Partiamo dalla base. E la base qual è? Sono i due libri scritti da Butler e Grinder proprio sulla struttura. Infatti uno dei libri si chiama La struttura della magia. Eccolo qua. Loro identificano il mago come lo psicoterapeuta, si parlava soprattutto di Milton Erickson, e loro hanno creato la struttura delle frasi, delle submodalità, delle rappresentazioni. Questo libro è tosto, non è un libricino, non si può leggere come un romanzo, ma va studiato, ma è la base. Il secondo libro, che considero sempre all'interno della base della PNL, è Usare il cervello per cambiare. Qua porta solo Butler come autore, io mi ricordavo tutti e due, però va bene, uguale solo Butler. Questi due libri sono la base della PNL, sono proprio i due libri must da leggere se vuoi capire davvero dove nasce la PNL. Dopo questi due libri partiamo al mondo di Robert Dills.
personalmente il vero genio del mondo della PNL. Lui è quello che ha creato i libri che a me sono piaciuti di più. Ce ne sono tantissimi, ne ho scelti solo tre, ma Robert Dills davvero ha fatto qualcosa di rivoluzionario. Il primo che voglio farti vedere è questo: Convinzioni. Robert Dills ha strutturato un intero libro solo sulle convinzioni, sulle nostre credenze, e va a lavorare nello specifico sia come si formano, ma anche come cambiarle, come eliminare una credenza improduttiva in una produttiva. Veramente un gran bel libro. Un altro è questo, Il potere delle parole e della PNL. Questo mi fu consigliato da un amico, Domenico, e mamma mia, è stato rivoluzionario. Questo è un libro che ho letto e anche riletto, e fra poco lo rileggerò di nuovo, perché è un libro che ti insegna veramente, veramente tanto. Non è un libro da 2-3 spunti, è proprio da studiare, come se lo studiassi all'università. Il terzo libro che voglio farti vedere, forse sono un po' imputato all'idea di diventare mental coach, Il manuale del coach. Penso che sia l'unico vero libro scritto su questo argomento veramente ben fatto. E Robert Dills è veramente, veramente bravo. Io apro una parentesi sul discorso di diventare mental coach. Esistono varie scuole che ti formano per diventare mental coach. Se tu mai volessi diventare mental coach, diffida di quelle scuole che si basano solo sui vari livelli di certificazione della PNL, practitioner, master practitioner, eccetera. Perché la PNL da sola non trasforma nessuno in un mental coach. È un'ottima strategia, è un mental coach, è bene che la conosca. Ma pensare che dopo i corsi di PNL sei un mental coach è decisamente riduttivo, e si rischia di far diventare il mental coach quasi come se fosse un terapeuta, che assolutamente non lo è. Il coach o il mental coach è un allenatore che ti guida verso una strada e ti guida a superare i tuoi limiti e ti porta a raggiungere risultati straordinari nel campo in cui stai lavorando. Terza tipologia di libri, gli ultimi tre, sono quelli un po' più specifici. Ce n'erano veramente tanti che mi sono piaciuti, però questi tre secondo me fanno davvero la differenza. Il primo è di Anthony Robbins, te l'avrò consigliato 100.000 volte questo libro, ma ne vale davvero la pena. Come ottenere il meglio da sé e dagli altri. Lui prende la PNL, le strategie, le rende molto pratiche, concrete, applicabili da tutti, fuori dalla psicoterapia, molto più nella vita pratica. È un capolavoro questo libro. Un altro libro importante è La ristrutturazione, sempre di Bandler e Grinder, e qua spiega le strategie migliori di PNL per ristrutturare le proprie rappresentazioni interne. È un libro che va studiato, ma ho preso davvero tanti spunti e alcune di queste cose le applico ancora oggi perché sono veramente molto molto potenti. Terzo libro che ti consiglio, quindi l'ottavo in tutto, è Timeline, che forse è una delle strategie rivoluzionarie della PNL. La timeline che cos'è? È la linea del tempo delle nostre percezioni. Il tempo è diviso in varie parti. Esiste il presente, esiste il passato, esiste il futuro. Nella nostra mente questo presente, passato e futuro ha una linea che non rispetta precisamente lo scorrere del tempo così come lo conosciamo, ma in base a delle rappresentazioni e delle percezioni è completamente diverso. Attraverso la tecnica della timeline si può andare a ricostruire o ristrutturare o a cambiare le percezioni del passato, cambiando automaticamente quelle che sono le nostre convinzioni, i nostri valori e diciamo anche le nostre neuroassociazioni, in modo tale da cambiare le scelte che facciamo oggi e che influiscono anche nel futuro. Attraverso la timeline ho aiutato delle persone a superare dei traumi. Attraverso la timeline ho aiutato le persone a evitare di continuare a sabotarsi in un ambito. E attraverso la timeline ho aiutato le persone a riprogrammarsi verso quello che per loro era importante, in modo tale da poter raggiungere dei risultati o degli obiettivi molto in linea con i loro valori e proprio in linea con il proprio essere. È veramente una strategia veramente fantastica. Chiudiamo questo video di libri con una cosa importante. Ovviamente questi sono quelli che hanno dato tanto a me. Poi sulla PNL è stato scritto veramente tanto, ma è stato scritto anche tanta porcheria. Ti dico qualche libro porcheria: c'è stato un libro che c'ho anche lì, che si chiama Allenamento mentale per sportivi, che è una porcheria enorme, che ha venduto tanto solo perché c'aveva il sigletta PNL. È una cozzaglia di situazioni di basso livello. Oggi sull'allenamento mentale sono stati fatti dei passi da giganti enormi e si possono ottenere dei risultati veramente straordinari, però bisogna applicare delle strategie.
strategie che funzionano davvero e che valgono per tutti. Ma se ne sono stati scritti anche tanti altri, quindi prima di comprare un libro non basarti solo perché è della PNL per i PNListi, oppure non comprarlo solo perché è della PNL per quelli che non vogliono la PNL. Utilizza il tuo cervello, sii razionale nella tua scelta. Se un libro può darti qualcosa che funziona davvero, se un libro può darti uno spunto, allora è davvero prezioso. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Scrivi nei commenti quali sono i libri di PNL che a te sono piaciuti particolarmente e perché sono piaciuti, in modo tale che ampliamo questo video, soprattutto attraverso i commenti, e così lo rendiamo ancora più prezioso per chiunque lo veda. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!